e che gioca con la Real Sebastiani Rieti, quanto riesca ad ottenere nonostante sia spesso meno alto dei propri avversari. Sarto che riceve, Nobile perché dovrebbe essere lui in realtà il portatore di palla, ma Johnson palleggia, resta il tiro, step back e su, mette dentro una gran tripla. Si sta scaldando Egami facendo l'americano di Rieti. Ma c'era subito la risposta, abbiamo visto nelle ultime uscite sia di precampionato che di campionato, si scaldava nel finale di gara, oggi parte in tromba con... Raramente sono giocatori un po' più totali, la palla ora sotto per Hogg e gli lascia a 2 metri, Cousin. Sicuramente molto molto positiva la partenza di Rieti, prova a rispondere, lo fa molto bene Kennedy. Stava per perderla, però la recupera, vedi anche nel caso di Torino si tratta di un play americano che in effetti nasce guardia, il semigancio tipico di Marco Cousin. E ora è Sarto che prova il tiro ma non riesce, la palla è recuperata da Raucci, prova Sarto da lontanissimo, altra tripla, Rieti comincia. Sì, Sarto in genere poco appariscente, però molto molto concreto. Risponde dalla parte opposta prontamente. Raucci è marcato, cerca lo spazio per il tiro da 3, però lo segue bene De Vico, ma altrettanto bravo Raucci ad usare il piede perno. Johnson marcato addirittura ora da De Vico, la palla sotto, grande assist da parte di Hogg per Sarto, e quindi in difesa può reggere su questo giocatore, si gioca la carta Spanghero. Johnson in entrata, alza la parabola, segna. Per ora mi sembra sia difficile fermare Jets in questa partita. Riceve, c'è il consegnato, poi il raddoppio di marcatura su di lui, italiano, non riesce a tirare ma riesce ad andare fino in fondo, in entrata non ce la fa a tenerlo. Le percentuali di Rieti dopo le andremo anche a vedere. Intanto il canestro di italiano porta al massimo vantaggio Rieti, ma c'è. Poi Pepe prova ad avvicinarsi al canestro, lui è un tiratore da 3, tira da lontanissimo e fa un canestro incredibile. Il break, sì, Rieti che si era spinta fino al più 17, adesso... Spanghero da 3, Marco Spanghero! Pepe prova ad attaccare, Spanghero invece prova a rubare la palla, Posè, la palla fuori per De Vico che è un tiratore, anche lui la mette. Spanghero che ancora non è riuscito ad entrare in gara, ha effettuato una buona tripla, attenzione ancora Pepe da 3, la mette di nuovo e si sa, è un tiratore. È partita che è tornata in sostanziale equilibrio perché ora palla a Torino con la possibilità ora per Poser di andare a depositare a canestro. Partita in casa contro Latina con 23 punti, Ancelotti va a depositare a canestro, primi 2 punti per il lungo. Ancelotti che riceve, aveva segnato prima, si gira dalla parte sbagliata, italiano non tira, va fino in fondo, poi scarica per Johnson che prova la tripla, la mette anche da qui, la mette anche da qui, altro bacio alla tribuna. Cousin, Pepe, il blocco di Cousin, palla è sotto, bravissimo Cousin con la sua esperienza, Nobile a portar palla, Jets che riceve, il blocco di Hogg, prova ancora Jets, Johnson ancora la tripla, questa volta il bacio va in tribuna. Lì vedremo come la attaccherà, Kennedy scarica per Fea che prova il tiro da 3 e mette questo canestro importante, il giovane Fea. Meno 8, no, assolutamente è già rientrata, un meno 13, è rientrata in partita, ora Raucci al tiro alla tripla per riportare in doppia cifra il vantaggio di Rieti. Avanti Rieti con Raucci, la palla è per Sarto, prova subito Sarto da 3, sono i suoi tiri. Palla è per De Vico, marcato da Nobile, poi Kennedy palleggia, arresto e tiro, decide di segnare a tabellone. La difesa riuscirà a mettere in campo anche una miglior difesa, comunque finora gli attacchi vincono. Addirittura De Vico palleggia, arresto e tiro, sbaglia, da sotto c'è però il rimbalzo di Thomas che la mette dentro. Johnson che però ha gravato di 2 falli su Kennedy, ancora Kennedy che riceve con Johnson in marcatura, Kennedy va al tiro ed è buonissima l'esecuzione. Molto molto aperta, Rieti che sta un po' balbettando al tiro finora, però ci pensa adesso
Raucci. È di Rieti, lo toccano in parecchi, Johnson acera, si ferma, va al tiro da tre, la mette, questa volta il bacio è per la tribuna di qua. Ah, la scelta, risponde ancora Cusin dalla parte opposta. Rossi deciderà di far riposare Hug mettendo Ancelotti. Grande assist da parte di Vencato. Si è distinto nella prima giornata, ma che anche stasera, quando chiamato in causa, non sta facendo male. Ora c'è Hug che sposta completamente Poser ed è Poser, riceve Pepe che prova ad entrare e in mezzo a una serie di avversari sposta al Perog. Nobile, Petrovic che riceve, poi Nobile può provare il tiro da tre, trova la tripla anche Nobile. Di ancora Pepe, la palla è per Poser, marcato da Ancelotti, alza le braccia Ancelotti e non c'era fallo, ma ancora una volta Vencato, marcato da Italiano, riceve Poser e addirittura va a schiacciare, quindi è efficace. Dalla panchina incitava i suoi, stava cercando di mettere carica. Bella palla sotto per Ancelotti, la perde, ma per fortuna De Rieti la recupera. Rimessa in fase di attacco per la formazione ospite, ancora con Poser che prende secondi, ne mancano due, deve tirare Hug e allo scadere la mette dentro. Questo è un canestro che vale doppio, secondo me. Mancano 7 secondi, la palla è sotto per Poser, marcato da Sarto, e questa è infrazione di passi, però non fischia. Pesante ed importante, e chiaramente un canestro può sempre fare la differenza. Si proietta canestro Dustin Hug e troppo ambiziosa. Nobile ruba palla, il contropiede parte per Petrovic che lo mette dentro. Lunghissima ancora la palla per Poser, grande assist da parte di Kennedy e tira da lontanissimo, sbaglia, il rimbalzo è di Poser, ancora Kennedy non tira, lo fa adesso e realizza una grande tripla Kennedy. Torino non ha nulla da perdere, sempre stata sotto. Ora ci prova De Vico e realizza, vedi come girano le partite. Di Raucci, palla in mano a Spanghero, extra possesso per Rieti, 8 secondi, Spanghero deve provare a tirare, ci prova da lontanissimo, tripla del capitano, mamma mia! Avanti Torino, la palla è per De Vico, la marcatura di Johnson, realizza ancora De Vico con tutta la sua esperienza. 30 secondi, Kennedy si sposta da una parte all'altra, la scarica per Cusine, la palla è di per Thomas, una bella azione con un ottimo giro palla. Jazz Johnson, migliore in assoluto, si fermano tutti, 91 a 84, vittoria importantissima.